Il critico e giornalista cinematografico Marco Spagnoli ha realizzato un documentario sulla vita di Giuliano Montaldo. Aveva ragione Sabattini. Andate in giro per Roma, state attenti, quello che dicono, ricordatevelo. Nessuno potrà mai inventare le battute come le inventano i romani. Prima di essere un maestro del cinema italiano, lei ha cominciato come attore in teatro? Teatro dilettantissimo, proprio prima da filodrammatica addirittura, poi però mi ha chiamato qualche compagnia, ma per delle piccole battute, Poi però mi piaceva questo mondo e poi mentre recitavo Lizzani mi ha visto e mi ha preso per fare uno dei protagonisti del primo film di Lizzani, Actum Banditi, e quindi a 20 anni, 62 anni fa, quasi 63, ho esordito come attore in quel mondo che mi ha affascinato subito, che si chiama cinema. È una grandissima personalità e quindi richiedeva un lavoro di studio particolare. Gli ho raccontato qual era la mia idea di lui, che era questa di raccontare un grande cineasta, ma anche un grande gentiluomo. E quindi siamo partiti da questo lavoro. Cioè, io non volevo fare un lavoro così, semplicemente biografia, volevo realizzare un ritratto intimo anche tramite i grandi amici di Montaldo, Lizzani, Morricone, solo per citarne alcuni che sono coinvolti in questo progetto e degli incontri dove si capisce la loro alchimia. Il film che vedete stasera l'abbiamo pensato con Vera e quanto esattamente? 3 anni più o meno, quasi. Quasi 3 anni. E quindi abbiamo parlato di crisi. Cerchiamo di farcela, signori. Cerchiamo di farcela. Nel mio primo film avevo come compagno di avventura un certo Carlo Di Palma, il suo secondo film, grande direttore della fotografia, andrà in America con Woody Allen, con Antonioni, tanti altri film, firmerà, farà anche il regista. E devo dire era bellissimo. Poi avevo Pizzi ai costumi, il grande regista teatrale Pizzi mi fece i costumi per quel film, il montatore era Baragli, cioè c'era un mondo intorno a me di grandi professionisti, erano loro che mi incantavano, e poi gli interpreti. Io amo molto gli attori, avendo appunto fatto questo lavoro ho capito che è un problema, perché tu dici a uno, io ti do la coltellosa, io ti ammazzo, stop, come è finito, ci vediamo domani. E tu domani devi riprendere lì, con lo stesso temperamento, la stessa passione, lo stesso movimento, la stessa foga, lo stesso... Sono cavoli. Sono ancora i segni della guerra, siamo tornati su e ho visto mio padre e mia madre abbracciati su un cumulo di macerie. Mia madre con la testa appoggiata su mio padre. E questa immagine la porto nel cuore. Poi alla fine mio padre ce l'ha fatta, abbiamo dovuto arrangiarci per lungo tempo, però quell'immagine ce l'ho nel cuore. Poi naturalmente abbiamo dovuto lasciare la città, andare sfollati, come si usava a dire. E quando passo, raramente, ve lo confesso, passo volentieri di qua. La cosa che ho rubato di più da Giuliano Montaldo è sicuramente il suo stile, la sua classe, non che io me ne sia appropriato del tutto, sto ancora cercando di centellinare le sue lezioni. Montaldo è un grandissimo autore che dà una lezione soprattutto di grande umanità. Io ho conosciuto molti, tra l'altro, dei suoi allievi, il Centro Sperimentale, anche persone che conoscevo e non sapevo che avevano studiato con lui, che mi hanno raccontato la grande passione che lui aveva nell'insegnare. Credo che la cosa più importante che uno può rubare da uno come Montaldo è la passione per il cinema con C maiuscola, ma anche per la televisione, per il teatro, per la lirica, cioè per la creatività, e questo secondo me è fantastico. E cosa c'è scritto qua? Confraternale saludos, Salvador Allende, Presidente della Repubblica di Cile. Salvador Allende aveva visto al cinema il Sacco Vanzetti e mi invitava a occuparmi di un film sulla, lui lo chiamò Esperimento Cileno de Unidad Popolare. Ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandi attori,
inutile che le elenchi, perché il primo fra tutti continua ad essere Gian Maria Volonté. E quando un attore è intelligente, quando un attore, a me Volonté mi ha insegnato l'importanza dei silenzi, non c'è bisogno di dire ti amo o ti odio, perché non c'è bisogno, se hai gli occhi che esprimano quella tensione, se l'autorità facciale dei tuoi muscoli, della tua tensione che lo trasmette, e allora li stai a sentire questi attori, li stai a sentire con amore.